Ciao, sono Wallflower e benvenuti in questo nuovo video. Dopo mesi sono tornata, ho deciso di tornare perché ho detto devo fare qualcosa di utile della mia vita. No, in realtà credo di stare rendendo abbastanza utile la mia vita, frequentando l'università, studiando, dando gli esami, però mi mancavate, no, devo essere sincera, mi mancavate. Ora scoprirete perché c'è stato questo rumore. Dicevo, mi mancavate. In realtà mi manca fare video, ok? Devo essere sincera. Però, non so, tutti gli impegni, queste varie, non riesco ad organizzarmi. Questa cosa mi dà un sacco fastidio, mi turba. Scusate ancora per questo rumore. Riuscirò ad organizzarmi, ad impegnarmi seriamente. Vi racconterò di tante cose. I fiori, madonna, i fiori, quanti fiori abbiamo lasciato indietro, quante tematiche, quanti modi per curare i fiori, non so, tante cose lasciate indietro, tantissime, ovviamente un sacco di video, mi dispiace non averli portati, perché alcune idee erano anche carine, devo ammettere, sono sparita dalla faccia della terra, sono sparita dai social, sono sparita ovunque, vi chiedo scusa, magari non frega niente, magari siete anche felici, oh, finalmente questa si è tolta dalle balle, no, sono qui. Ancora per dirvi che ho deciso di fare una follia. Qual è questa follia? Allora, sapete tutti che io sono pazza con i capelli. Voglio dire, allora, sì, i colori strani li ho fatti. Magari non facevo ancora video, ma li ho fatti. E adesso invece mi sto mantenendo su questi colori piuttosto neutrali, normali. Qualche video fa erano anche un po' più gialli, perché ho fatto una cosa tipo quello che va più chiaro, ma era venuto male, quindi adesso ho detto basta, cerchiamo di tornare a un colore normale. Poi ho detto no, non voglio più colori normali, io li voglio grigi, bellissimi i capelli, cioè, ma non tutti grigi, sono più scuri perché andavano grigi. Mia parrucchiere fa no, sei pazza, non te li farò mai. Ma come? No, allora in realtà detto così perché, ed è anche giusto, io vado sempre giù a Foggia a fare i capelli, non perché abbia qualcosa contro le parrucchiere milanesi, non per il prezzo, perché tanto i prezzi siamo lì, ma semplicemente mi fido della mia parrucchiera, sa come mi piacciono, sa come li voglio, e giustamente quando vai a fare un colore del genere, o in generale il colore, devi comunque mantenerlo, soprattutto se è particolare, quindi devi stare lì a curarli spesso, devi andare a Foggia, io non ci torno da Pasqua, non ci tornerò fino alla fine di luglio probabilmente, quindi la vedo un po' difficile come situazione. Allora cosa è successo? L'illuminazione divina, perché tingersi i capelli, aia, quando puoi avere una fantastica parrucca. Sì, fantastica parrucca, everyday wigs, ogni giorno una parrucca, parrucche, ogni giorno parrucche, everyday wigs, sì, ogni giorno parrucca. Sì, una parrucca, è così raga, e mi andava. Bella, ce n'è tantissime in realtà, su questo sito, di cui vi lascerò sotto il link, sempre, mi piace troppo dire vi lascio il link nella descrizione, non so che di fico, cioè bello, importante. Praticamente, dato che non potevo avere i miei capelli grigi, ho deciso di prendere una parrucca. A parte la scatola che è bellissima, tra l'altro io l'avevo già aperta per vederla, era dentro questo sacchetto, la confezione era molto bella, fatta molto bene devo dire, e ce ne sono tantissime in realtà su questo sito, sia capelli sintetici che capelli veri. Per quanto faccia impressione, la cosa positiva dei capelli veri però è che li puoi trattare, penso che per lavarli si possa usare lo shampoo in realtà come i capelli normali, però potete usare ad esempio il ferro, la piastra, tutte queste cose qui, cosa che con i capelli sintetici ovviamente non si può fare, altrimenti vi si squagliano, evitiamo, e quindi ho detto perché no, perché non fare la follia di prendere questa parrucca con i capelli grigi. Tra l'altro quando l'ho presa mi sono spaventata da morire perché fa un po' impressione, cioè nel senso sembra una testa vera. Io l'ho presa sintetica perché c'era così, c'era solo sintetica, e il prezzo secondo me, magari andate a spulciare un po' sul sito, i prezzi per quanto non siano molto economici sono secondo me giusti per la qualità del prodotto. Anche perché oltre alla parrucca che comunque è arrivata confezionata molto bene, adesso li vedete un po' spettinati questi capelli, tra l'altro si può pettinare perché l'avevo già usata e l'ho rimessa poi dentro. Però oltre a questo, che tra l'altro, aspettate, oltre a questa vi faccio vedere prima cosa vi danno anche, vi danno delle cuffiette per mettere la parrucca, sì, per contenere tutti i vostri capelli e mettere la parrucca. E ce ne sono due.
Poi vabbè, queste si comprano dove volete, però ve le spediscono. La cosa bella di questa parrucca, che secondo me è anche questo il motivo per il quale conviene spendere tutti questi soldi, è che va a essere fatta molto bene perché, vedete, a parte la rete, che però questa viene utilizzata nel cinema, o anche chi è bravo con il trucco in generale la potete lasciare, in realtà io penso che la taglierò, perché praticamente questa va tenuta sulla fronte e viene coperta con il trucco e fa sembrare l'attaccatura ancora più veloce, cioè i capelli sembrano ancora più veri. Ad ogni modo ha all'interno un pettinino per fissarla meglio, lo vedete? Sì. E poi potete regolare la dimensione, la larghezza in base alla vostra testa. Ed raga, è bellissima. Cioè, io quando l'ho messa non volevo più toglierla. L'ho mandata a tutte le mie amiche la foto. Ho detto, io ci esco con questa. Voi mi vedrete in università con questi capelli che sono bellissimi. Poi tra l'altro avevo mandato una foto a Glace e mi fa, cioè, ti sono benissimo questi capelli, quando li hai fatti? E io ero tipo, a parte che 2 secondi fa li avevo normali, ma sono anche troppo lunghi rispetto ai miei capelli, quindi è un po' difficile la cosa. Ma e comunque poco prima erano ancora normali. Probabilmente avevo messo tipo una storia su Instagram, quindi non era nemmeno credibile come cosa. Però vabbè, grazie Glace, molto molto gentile. Comunque, nonostante io odi farmi vedere con i capelli legati, lo devo fare per farvi vedere come si mette. Come si mette, raga, è difficilissimo. Io non credevo fosse così difficile mettere una parrucca, ma in realtà è molto più difficile del previsto. Praticamente dovete legare i capelli, però bisogna legarli in modo tale da fare uno chignon basso. Basso perché sennò mi si vede il bubone qui come la mettete la parrucca. Basso e il più piatto possibile. Cioè, beh, io non ho nemmeno troppi capelli in realtà. Cioè, tutti mi dicono che ne ho tanti, ma per me non ne ho tanti. Poi, vabbè, sono facilitata dal fatto che non li ho tanto mossi. Ah no, cosa sto facendo? Abbiamo detto dobbiamo fare la cipolla piuttosto piatta. Quindi io, vabbè, tutti sapete fare una cipolla. Io arrotolo così, generalmente. Cioè, giro, appiattisco il più possibile. E poi ci metto l'elastico. Più o meno ci posso, ce la posso fare. Ok, adesso sembro un uomo, però non so quanto vedrete, ma non fa nulla. Vi fidate che io abbia fatto una cipolla così bassa. Quindi poi cosa facciamo? Prendiamo la nostra cuffietta, che sembra un calzino, a dire il vero. Molto molto carina. Quanto sono bella, mamma mia. Poi in realtà sarebbe comodo che qualcuno vi aiutasse con questa parrucca, perché per metterla ci vorrebbe qualcuno che ve la tiene da dietro. Io la lunghezza, la larghezza l'avevo già regolata, però se ne è venuto il gancetto, quindi adesso la riregolo. Io la metto al secondo, perché sono tipo i gancetti dei reggiseni, guardate. Aspettate, ok. Io la metto al secondo perché ho la testa relativamente grande o piccola, non so come volete vederla voi. Questa retina dovrò tagliarla perché io col trucco sono impedita. E praticamente va messa così. Che non si deve vedere l'attaccatura. Ok, è dritta la riga più o meno. Dovrei un po' pettinarli perché sembra un sacco spettinata, un sacco sciocca e pazza, però vi giuro che dovrebbe andare così. Ci sono. Poi è bellissima perché, a parte che sembrano un sacco veri, lasciate stare che forse l'attaccatura adesso non riesco nemmeno a vedere bene se l'ho messa. Ok, sì, l'ho messa relativamente bene, non dovrebbe vedersi nulla. Sono lunghissimi, vi faccio vedere. Mi arrivano tipo qui. E sono bellissimi perché mi dispiace non poterli riprendere con il ferro, ma allora io non vi ho mai detto, io ho la fissa per le trecce. Cioè, voi non avete idea di che bello deve essere fare le trecce a questi capelli, perché sono chiari. Sui capelli chiari le trecce si vedono molto molto meglio. Beh, lasciate stare che la sto facendo malissimo, però, e poi questa è una treccia veramente semplice, però cioè, li potete veramente fare come volete voi. Quindi secondo me il prezzo conviene tantissimo per la qualità del prodotto. E poi sembrano veramente veri. Poi chi le sa mettere bene? Adesso io l'ho messa anche un po' in maniera veloce, ma il succo è questo, cioè così si mette. Poi vabbè, devo tagliare la retina, mi devo ricordare di farlo. Però raga, quanto bella. A me piace troppo. A me piacciono i colori di questi, i capelli di questo colore. Non vi spaventate se a qualche evento mi presenterò con questi capelli. Mai riuscirò a fare qualche evento, date impegni, è dato tutto, se non riesco a fare un video figuriamoci andare a un evento. Comunque non vi spaventate se un giorno doveste incontrarmi così, se un giorno dovessi fare video con questi capelli, ogni tanto potreste ritrovarli, e ho foto, è bellissimo, è bellissimo,
Non ho nulla da dire. Se siete interessati per qualsiasi motivo, perché ci sono un sacco di parrucche che possono anche essere usate per fare i cosplay o in generale, anche se volete come me fare la follia di cambiare colore di capelli ma non volete tingerli, o vostri parrucchieri si rifiutano di tingerveli, o magari anche semplicemente i vostri genitori non vogliono, perché comunque tingere i capelli fa male ai capelli, cioè li rovina. Su questo non c'è dubbio, i miei poveri capelli ne hanno subite di tutti i colori, nel vero senso della parola. Quindi potete semplicemente ovviare al problema comprando una di queste magiche parrucche. Sono bellissime. Ho deciso di comprarla grigia io. Però ce n'erano un sacco fatte con i capelli veri, che per quanto faccia impressione la cosa, erano veramente stupendi. E poi sul sito, vabbè, vi lascio il link così andate a vedere voi quello che vi interessa e anche il prezzo se siete curiosi e tutto. C'è anche l'immagine con la modella dove vi fanno vedere effettivamente com'è la parrucca. Io anche questo. Anche questa cosa mi ha aiutato a selezionarla e a scegliere quale mi piaceva di più. Vabbè, io ero già puntata su questo colore, però devo confessare che ero attirata anche dal rosa. Però pensandoci, questa è un po' più umana da usare rispetto ai capelli rosa, almeno per quanto mi riguarda, perché non c'è nulla di male. Cioè, nel senso, i capelli rosa sono bellissimi. E mi era venuta anche l'idea di farli, in realtà, la follia di farli. Però niente, no, preferisco il grigio al rosa. Poi io sono fissata, abbinerei anche il colore dei capelli se potessi, però ovviamente quelli non li possiamo scegliere, cioè sono così e basta, quindi niente, questo. Spero che questo video vi sia piaciuto, questo ritorno con questi capelli. Niente, se vi interessa vi lascio tutto nella descrizione. Io spero di tornare a fare video con più costanza. Ritorneremo a parlare di fiori, challenge, vlog, di tutto. E niente, vi voglio un sacco bene, mi siete mancati. Lasciatemi nei commenti qualche consiglio, anche su qualche acconciatura da fare, se vi piace, se avete trovato qualcosa di interessante, se questo video vi è sembrato utile. Basta, sembra che sto facendo uno spot pubblicitario. Niente, ci vediamo alla prossima. Un bacio.